Ciao a tutte, benvenute, bentornate sul mio canale Fare e Disfare. Come potete vedere sono qua nella mia cucina per girare un'altra videoricetta con gli agretti. Come sapete, come vi avevo già detto, mi piacciono molto gli agretti e essendoci per un breve periodo dell'anno, cerco di consumarli il più spesso possibile. L'altro video era, se non l'avete ancora visto, ve lo lascio qua, era la farinata con gli agretti. Questa volta invece prepariamo insieme gli spaghetti con gli agretti. È un piatto che io adoro, mi piace tantissimo e è veramente molto semplice e molto veloce da fare. Per cui, niente, vi faccio subito vedere gli ingredienti, vi mostro subito gli ingredienti e andiamo con la preparazione. Vi mostro gli ingredienti. Spaghetti, io uso questi della Rummo, buonissimi, gli spaghetti numero 3, ovviamente senza glutine, del sale fino, dell'aglio tritato, io ne ho usati qua, ne ho tritati 3 spicchi piuttosto grandi, ma questo va a seconda del vostro gusto. Peperoncino, peperoncino in fiocchi, tritato così grossolanamente, dell'olio extravergine d'oliva. Il pepe e ovviamente gli agretti, questi sono circa 300 grammi. Diciamo che non vi darò le dosi perché alla fine ognuno mette quello che più la quantità che più piace. Io per diciamo 160-200 grammi di spaghetti, secondo me questi agretti sono sufficienti. E adesso andiamo alla preparazione. Ah, ovviamente acqua bollente. Eccola qua. L'acqua sta già bollendo, l'avevo già messa a far bollire. Ecco qua. E versiamo gli spaghetti. In questo caso io ne ho pesati 160 grammi. Ecco qua. Li mettiamo nell'acqua e li mescoliamo bene come è solito fare per quando si fa cuocere la pasta. Ecco qua. Dopo un paio di minuti che la pasta sta cuocendo, aggiungo anche gli agretti così direttamente nella pentola insieme alla pasta. Ecco qua. E mescolo bene. Oh, mi è sfuggita qua una radice. Ecco qua, non l'avevo vista. E mescolo bene insieme agli spaghetti. Sembrano tantissimi, ma poi alla fine si riducono di parecchio. Ecco, poi a me piace trovarli nella pasta, nel senso che mi piacciono più agretti che pasta. Voi potete fare come più desiderate, se preferite meno agretti ne aggiungete meno e va bene lo stesso. È una ricetta, ecco, è fatta come dice mia figlia Giulia, è fatta a sentimento. E niente, lasciamo cuocere fino a quando gli spaghetti sono quasi cotti. Non li lascio fino a cottura, poi vi spiegherò perché. Nel frattempo che la pasta cuoce, andiamo a preparare il condimento appunto per questa pasta. Mettiamo in una padella un po' di olio extravergine di oliva, ecco qua, ancora un goccino, e poi aggiungiamo l'aglio tritato, anche qui come vi dicevo va tutto un po' a sentimento, a gusto, perché magari a qualcuno non piace troppo il gusto dell'aglio, per cui magari ne basta anche meno. Accendiamo e lasciamo soffriggere dolcemente. Ecco qua. Facciamo andare lentamente, anzi abbasso ancora un po' il fornello perché non voglio che l'aglio si bruci. E facciamo insaporire per bene l'olio. Ecco qua. Questa ricetta, inventata, no, non è inventata, una parola brutta, sembra che sia chissà cosa. Allora, ho provato a fare questi spaghetti appunto con gli agretti dopo aver assaggiato gli agretti. Era una verdura che mi incuriosiva tantissimo, la vedevo sempre all'Esselunga, però boh, non sapevo come prepararla. Una volta ho detto, vabbè, proviamo, assaggiamola.
E niente, li avevo provati a lessare e fatti saltare appunto come così solamente con olio e aglio, sale e pepe ovviamente, e mi erano piaciuti moltissimo. E assaggiandoli, non lo so, secondo me sarebbero stati bene con la pasta. Sapete, quando avete quell'idea, devo provare a farli con la pasta. E infatti. Avevo fatto il procedimento, non esattamente lo stesso procedimento che sto facendo adesso. Intanto mescolo un pochino la pasta e gli agretti. In pratica avevo fatto insaporire gli agretti lessati nel condimento di olio e aglio e poi ci avevo aggiunto gli spaghetti. Buoni, veramente molto buoni. Però poi ho pensato che dovevo lessare gli agretti, poi far cuocere gli spaghetti, poi farli saltare. Ho detto, vabbè, non possiamo fare cuocere insieme spaghetti e agretti, perché no? Proviamo al limite, se non è buona, ma cioè, sarebbe stato impossibile che non fosse riuscita buona, insomma, ecco, perché comunque tutte e due spaghetti e agretti sono buoni. Per cui ci ho provato. E sinceramente la preferisco così perché anche gli spaghetti cuocendo insieme alla verdura acquistano un pochino di sapore e sono molto più buoni e saltati tutti insieme poi nel condimento mi piacciono di più. A questo punto aggiungo il peperoncino, anche questo io non ne metto tantissimo perché non amo troppo che sia troppo piccante perché altrimenti poi non sento più il sapore della pasta, mi si anestetizza la bocca. Ecco qua. Il peperoncino, mi raccomando, anche questo non fatelo soffriggere troppo perché altrimenti diventa amaro e non va bene. Ecco, secondo me è più che sufficiente. Adesso aspettiamo che l'acqua cuocia e poi, sì, l'acqua cuocia, certo, che la pasta, che gli spaghetti arrivino a cottura e poi scoliamo tutto e facciamo saltare nel condimento. La pasta è quasi cotta, finirò la cottura in padella con il condimento. A questo punto prelevo un po' di acqua della pasta per poi andare a, diciamo così, a risottarla dentro nella padella con l'olio e l'aglio. Ecco qua, anche se ci sono due agretti, non fa niente. E questa la metto da parte. Ecco qua, ancora un po', ecco qui. Vado a scolare la pasta e poi la mettiamo a saltare nel condimento. Ecco qua la pasta scolata insieme agli agretti, quella, ecco qua. Abbasso un po' la fiamma. E facciamo insaporire bene. Ecco qua. E aggiungiamo un poco alla volta l'acqua di cottura. Ecco qua. Così la pasta finisce di cuocersi e si forma anche una bella cremina. Ecco qua. Abbassiamo ancora un po' il fornello che così si risotta per bene. Ecco qua. Vi assicuro che c'è un profumo favoloso, favoloso, assolutamente delizioso. Che fame, che fame, che fame. La pasta, secondo me, adesso è perfetta. Ha cotto un paio di minuti. E aggiustiamo con un po' di pepe, aggiungiamo un pochino di pepe che ci sta sempre bene, a me piace sempre, ecco qua. Un pochino di sale, perché mi sembrava un po' dolce di sale. Ricordo che l'acqua di cottura della pasta e degli agretti è salata, ovviamente, altrimenti la pasta poi risulta sciapa, come si dice, senza sale. Mescoliamo ancora un attimino, ecco qua, buoni. Vado ad impiattare e ci vediamo con l'assaggio. Che fame, che fame! Ecco qua questo bellissimo piatto di spaghetti con gli agretti.
Che fame. Adesso ne assaggio un po' insieme a voi. Anzi, io lo assaggio per voi. Mi sacrifico. Ecco qua. Vediamo un po' com'è venuta. Buonissima, assolutamente deliziosa, buonissima, piccante al punto giusto, ottima. Mi sono dimenticata una cosa: nel soffritto con olio, aglio e peperoncino potete aggiungere anche un'acciuga se può piacervi il gusto. Io ovviamente non la aggiungo essendo vegetariana, però ecco, ci sta molto bene se appunto se è di vostro gusto. Bene, la videoricetta è terminata, vado a papparmi questo bel piatto di pasta. Grazie per essere rimaste fino qui con me. Spero che il video vi sia piaciuto. Se rifate la ricetta mi farebbe molto piacere di saperlo e soprattutto se vi sarà piaciuta. E vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!